Il 70 fu un anno memorabile per Cicerone, agli inizi della sua carriera forense e politica. Egli fu infatti chiamato dai siciliani a difenderli contro Verre, governatore della Sicilia che si era macchiato di ogni sorta di malefatta e sacrilegio. Cicerone, che era stato qualche anno prima, nel 75, questore dell'isola e si era fatto apprezzare per la sua onestà e per il suo senso di giustizia, fu ritenuto dai siciliani la persona adatta a cui affidare la propria difesa. Contro Verre, Cicerone scrisse 7 discorsi, le famose Verrine. Il processo ebbe inizio il 5 agosto e si concluse con la condanna dell'imputato. Ha inizio la prima fase del dibattimento. Prende la parola Cicerone. Verres reus in judicium adductus est. Verre è stato sottoposto a processo. Quis est Verres? Chi è Verre? Homo quem omnes vita atque factis damnaverunt, qui tamen sperat se pecunie sue magnitudine absolutum iri. Chi è Verre? È un uomo, homo, quem omnes, che tutti hanno condannato damnaverunt vita actque factis, per la sua vita e per le sue azioni, il quale qui tamen, tuttavia, sperat, spera di essere assolto, spera che verrà assolto absolutum iri per la grande quantità, magnitudine, pecunie sue, del suo danaro. Verre pretore. Sotto il governo di Verre, domanda Cicerone rivolto ai giudici, num in Sicilia senatus consulta et iura communia observata sunt? Forse sotto il governo di Verre in Sicilia sono stati rispettati i decreti, le decisioni del Senato e i diritti umani? La domanda è retorica, nel senso che la risposta è implicita nella domanda, ovviamente no. Cicerone continua implacabile con l'elenco delle accuse. Quat soci fidelissimi in ostium numerum abeo adscripti sunt? Quanti alleati, quat soci fidelissimi, fedelissimi, sono stati annoverati, adscripti sunt, sono stati inseriti ab eo da lui in ostium numerum tra i nemici, nel numero dei nemici? Quat cives romani, quanti cittadini romani in modum servilem cruciati ac necati sunt? Quanti cittadini romani sono stati torturati, cruciati e uccisi, necati in modum servilem come schiavi? Verre non ha infierito soltanto sui cittadini romani della Sicilia e sugli alleati, ma si è macchiato anche di altri reati. Nonne portus munitissimi, maxime tutissime urbes piratis patefacte sunt, porti ben fortificati, portus munitissimi, città molto grandi, urbes maxime, et tutissime e sicurissime, non furono forse aperte ai pirati? Nonne piratis patefacte sunt, scitisne, sapete, dice Cicerone rivolgendosi al pubblico che assiste al dibattimento. Urbes ornatissima in Sicilia esse. Sapete che in Sicilia ci sono città splendide, plenissimas signorum optimorum, ricchissime di statue di grande valore? Nonne verres ex signa ex edibus rapuit? Verre non ha forse rubato queste statue dai templi? Quae edificia non spogliavit? Quali edifici non ha depredato? Cuius domum non polluit? Di chi cuius non ha violato la casa? Cui non rapuit bona? A chi cui non ha rubato i beni? Cicerone, che ha raccolto prove schiaccianti e numerose testimonianze a riprova delle malefatte di Verre, si rivolge ora ai giudici. Et vos, iudices, utrum is testibus non credetis, an Verre damnabitis? E voi, giudici, et vos, iudices, utrum is testibus non credetis, non crederete a questi testimoni, is testibus, an verrem damnabitis, oppure
condannerete, damnabitis, verrem, verre.